Prego, prego. Le donne della TV di Mike Buongiorno, conduttrici, amiche e protagoniste indimenticabili del piccolo schermo. Tutto inizio però negli anni 50, quando al fianco del grande conduttore si affacciano per la prima volta delle presenze discrete ed eleganti, le vallette. Non è la più nota, ma è certamente la prima, Marianna Giovannini, al fianco di Mike in Lascia o raddoppia, sostituita poi da Edi Campagnoli, che aiuterà Mike annunciando i concorrenti nel primo gioco a quiz della TV italiana. È negli anni 70 che tutto cambia, con il Rischia Tutto e con Sabina Ciuffini, che sapeva parlare, scherzare, ridere con Mike, ma anche ballare e cantare. Si spalancano le porte alle showgirl del futuro. Di lui dirà: mi ha cambiato la vita, ma è lei, con la sua minigonna e i suoi sorrisi, la protagonista di una piccola rivoluzione. Beh, in genere a questo punto gli occhi di tutti sono puntati sui nostri concorrenti, ma questa sera molto probabilmente lo sono sulla minigonna della nostra Sabina. Un po' troppo avanti forse la giovanissima Paola Manfrin, adolescente ribelle per una sola edizione al posto della Ciuffini, che lascerà il posto al fianco di Mike alla diva da copertina Patrizia Garganese, in 4 edizioni di Scommettiamo, quiz di enorme successo, che non bastò a Mike per rimanere ancora alla Rai. Negli anni 80 traslocò sulle reti commerciali, dove mise a segno altri ottimi risultati e lanciò altre soubrette rimaste nella storia della TV, come Susanna Messaggio, ex telefonista del mitico Portobello di Enzo Tortora e poi volto femminile di Telemike. A far girare la ruota della fortuna saranno le ex ragazze di Nonella Rai, Antonella Elia e Miriana Trevisan, che con lui crescono professionalmente e instaurano un legame profondo. Lo stesso legame, per 7 anni, ha unito come padre e figlia Paola Barale e Mike, il quale, ha raccontato lei in una recente intervista, non le perdonò mai l'ingaggio in un altro programma, al punto da toglierle il saluto.